Nel video di oggi ci siamo messi a rischio e ciò che abbiamo fatto è molto pericoloso. Non imitateci, non fate cose analoghe. Fortunatamente dietro di noi c'era un bodyguard pronto a intervenire davanti a casi estremi. Buono, buono! Bella ragazzi, siamo in Pirla Svu. Domenica 22 maggio, sono le 2:30, tra poche ore si deciderà lo scudetto 2022. Siamo a Bologna, stiamo facendo benzina, questi ormai purtroppo sono i prezzi, e stiamo andando alla volta di Milano. Ancora non sappiamo cosa succederà, ma abbiamo due maglie: la maglia dell'Inter, che useremo se vincerà il Milan, e la maglia del Milan se vincerà lo scudetto l'Inter. Noi ovviamente speriamo tutti che sarà l'Inter a vincere, certo, ma è impossibile. Come potete vedere, sto indossando la tuta dei futuri campioni d'Europa, come il Milan e futuro campione d'Italia. Qui partiamo in direzione Milano e let's go. Dai! Ok, siamo arrivati qui in Duomo, ragazzi, una situazione già bollente. Tra qualche ora ci saranno i festeggiamenti di scudetto, non lo so, noi ci metteremo a guardare la partita in live. Se dovesse vincere il Milan, avete già capito che cosa andremo a fare. Sedentarissimo, vero? Io ho sempre tifato Milan fin da piccolo, ragazzi, fin da ragazzino. E non hai mai cambiato idea? Sì, capito, sempre fan di Shevchenko, di Gattuso, capito? Come questi video che sto mostrando stanno attestando. Io sono per festeggiare insieme a voi, capite? Milano siamo noi, solo noi! Milano siamo noi! Forza Milan, ragazzi! Ho sempre tifato Milan fin da bambino! No, ho sempre tifato Milan fin da bambino! Io stanzanero tu lo è! Io stanzanero tu lo è! Io stanzanero tu lo è! Milan! Ti devi salvare al culo! Ragazzi, se giriamo qui con la maglia dell'Inter si ammazzano. È appena iniziata la partita, la stiamo guardando tutti dal telefono, è appena iniziata e sono tutti ammutoliti. E adesso vi aggiorneremo gol per gol come finirà e chi vincerà questo scudetto. Ragazzi, siamo al decimo minuto della partita. Intanto abbiamo incontrato un coraggioso, insomma, tu hai del coraggio. E adesso andiamo da dei milanisti insieme. Andiamo. Sei pronto? Prontissimo. Pronto, amico, ci avviciniamo. Ti sto mandando al patibolo, lo sai. Ragazzi, qua la situazione è grave, l'hanno quasi menato, quindi immaginatevi tutti noi con la maglia dell'Inter tra poco. Finito il primo tempo e per aiutarci in questa impresa è arrivata anche una vecchia conoscenza, interista anche lui. Oh, è questa l'accoglienza che ci dai? Forza Inter però, giusto? No. Sai che dovrei mettere la maglia dell'Inter tra poco, vero? Tra poco? Ci toccherà. Ho già visto delle situazioni pericolose, raga. Guarda. Bruciando la sciarpa dell'Inter. Cioè, noi faremo la stessa fine di quella sciarpa, Isaac. No. Sì, eh? Ragazzi, è giunto il momento. Siamo circa verso il 90° minuto. Io e Isaac ci cambieremo totalmente da interisti e andiamo dentro. Vuoi ancora tirarti indietro? No. E allora diamo il via all'inferno. Abbiamo anche la maglia del triplete che faremo indossare a un fan che ha deciso di unirsi a noi in questa pazzia. Da Juventino, eh? Milito, ed è il 22 maggio oggi. Ciao! È finita! Guarda!
delle prede nella tana del leone, ragazzi. Passiamo in Villa Su, iscrivetevi per altri contenuti figli come questo. Non vi sento! Più forte che non vi sento! Ci stiamo anche andando verso... Vi prego, state attenti, ci ammazzano, attenti, no, ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo, dobbiamo andare proprio lì in mezzo. E chi non salta rosso nero, chi non salta rosso nero, vogliamo un abbraccio con un milanista, ci può essere pace tra Inter e Milan. Basta fare così, per allontanarli basta fare così, ragazzi, andiamo. Le checche si arrendono qua, i Pirla Su vanno avanti, perché non abbiamo avuto abbastanza content, ragazzi. Voglio i lividi sulla mia camicia. Voglio i lividi sulla mia camicia. Chi non salta nero azzurro è? Chi non salta nero azzurro è? Raga, una Coppa Italia! Ah no, quella è nostra! Triplete! Dov'è il triplete qua? Io qui lo vedo! Campionato, Coppa Italia, Champions League! Vieni. Da inquadra fin dove siamo riusciti ad arrivare. È carina. Raga, la mia faccia è ancora un miracolo. Non dirlo. Tutti i milanisti mi chiedono la foto perché sanno che sono inferiori. Certo. Il triplete. 7 Champions. 22 maggio 2022. Possiamo andare via. Sia io che te dobbiamo riuscire ad abbracciare un milanista. L'unico modo per poter uscire. Va bene anche una milanista. Dobbiamo, ragazzi, far capire che Inter e Milan si possono voler bene. Un abbraccio. Tu mi hai rifiutato a me? Hai rifiutato a me, baby? Però a me lo dai l'abbraccio. Un milanista che si vuole sacrificare per un abbraccio. Un milanista. Io sono salvo, io posso uscire, ma so cazzo di voi. Un milanista, raga. Che vinca lo sport, che vinca la fratellanza, ragazzi. Fratellanza, zero. Siamo tutti esseri umani e questo abbiamo voluto farvi capire con questo video. Detto ciò, non ci hanno ammazzati, non ci hanno picchiato, perché si può essere intelligenti e reagire così, avere lo sfottò, ma le botte non ci devono essere. E di fatti non le abbiamo avute. Milanisti sportivi, adesso ce le possiamo togliere. Molto bello, va bene. Ciao. Piccolino, sempre tifato Milan. Va bene, ragazzi, siamo rimasti vivi, si conclude qui la nostra esperienza, fedeli all'Inter fino alla fine, anche verso casa. Commentate la prossima cosa pazza da fare, l'anno prossimo chissà, magari vince lo scudetto il Napoli e andiamo vestiti con la maglia della Juve. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Napoletani grattati. Ciao. Milione su YouTube, già lo sai. Se sei con noi metti il pollice su, siamo i Pirla Svu, siamo i Pirla Svu. Un milione su YouTube, siamo i Pirla Svu.